Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Lo storico attore Stanley Tucci ha raccontato al The Guardian la sua battaglia contro il tumore alla lingua, svelando dettagli intimi e toccanti. Inizialmente Tucci pensava che il cattivo sapore in bocca fosse solo fame, ma presto si rese conto della gravità della situazione. La malattia ha avuto un impatto devastante sulla sua vita, portandolo a sentirsi estremamente debilitato e incapace persino di salire le scale senza fatica. Nonostante le difficoltà nel deglutire, il supporto costante della moglie Felicity è stato fondamentale per aiutare Tucci a superare i momenti più bui. Il legame tra i due è diventato ancora più forte durante la lotta contro tumore, con la moglie che ha preso decisioni cruciali per il benessere del marito. Tucci ha ammesso di non ricordare alcuni episodi, come il giorno in cui è svenuto Coe, ma di aver vissuto una profonda tristezza e nausea che lo rendevano incapace persino di sollevare la testa dal guanciale. Celebre per le sue interpretazioni in film come Il diavolo veste Prada, Tucci ha sottolineato che la scoperta del tumore è avvenuta a seguito di un dolore alla mascella e di sapori sgradevoli in bocca. La decisione di affrontare la chemioterapia è stata presa insieme alla moglie, dimostrando ancora una volta la forza del loro legame. La testimonianza di Tucci è un monito sulla importanza del sostegno familiare durante le sfide.